Ciao, sono Uditon Tube e benvenuti nel mio studio. Oggi ascoltiamo questo pedale, il Warmer di Cartaquamps. Prima di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, fare like se vi piacciono i miei video, venite a trovarmi anche su Instagram Uri_Guitar_Studio e fate caso, il pedale e la maglietta dello stesso colore. Buona apertura! Cartaquamps è un costruttore di pedali e amplificatori artigianali bielorusso. Il Warmer, che è il pedale che ho qui in mano, è la loro versione del mitico 808, il Tube Screamer, con qualche modifica in più. Al di là dei classici tre controlli, abbiamo tre switch. Il primo switch seleziona o esclude il clipping. Quando il clipping è escluso, il pedale si comporta come un clean boost. Qui in mezzo abbiamo la possibilità di selezionare un clipping simmetrico o asimmetrico e qui a destra abbiamo uno switch per il bass boost, ossia un boost delle frequenze basse. Questo è importante perché in generale i tube screamer tendono un pochino a nascondere le frequenze basse e qui risolviamo il problema. La vera sorpresa del pedale sta qui dentro. Vedete questo switch? No, switch, scusate, questo chip arancione? Ok, questo op amp è uno dei 5 op amps che arrivano insieme al pedale ed è il responsabile del carattere sonoro del pedale stesso. Ossia, questo chip si può staccare e si può sostituire un altro dei 4 che si trova nella scatola del pedale. In pratica abbiamo in tutto 5 tube screamers diversi. Ognuno può scegliere l'op amp che più gli piace, smontarlo e inserirlo. Basta, estremamente semplice, 2 minuti e il lavoro è fatto. Abbiamo poi qua il controllo del LED esterno, possiamo decidere se accenderlo sempre, se accenderlo solamente quando il pedale è attivo o non accenderlo mai, questo a seconda di come lavoriamo, se con la batteria o con la corrente elettrica. Adesso passiamo al looper e conosciamo meglio il Warmer e i suoi amichetti chips.
Thank you.
Allora, che dire di questo Walkman? A me è piaciuto veramente tanto, è uno dei migliori screamers che abbia mai sentito negli ultimi tempi. Il fatto di avere tre switch qua gli dà una flessibilità sconosciuta alla maggior parte dei concorrenti. Possiamo aumentare i bassi, possiamo selezionare il clipping, possiamo usarlo con un clean boost, però ovviamente il segreto del pedale e la sua forza sta nella possibilità di selezionare l'op amp. Abbiamo in pratica 5 tube screamers insieme e il concetto del pedale ricorda vagamente il bonsai di JHS. Questo pedale non dico che costa la metà, ma costa sensibilmente di meno e più che altro è uno studio sull'808. Io mi sento di consigliarvelo. Vi lascio il link in descrizione, fatemi sapere che ne pensate di questo pedale, io ovviamente l'ho trovato un bellissimo oggetto. La grafica anche è selezionabile, è Vasili, che è il costruttore, dà varie opzioni per quanto riguarda la grafica, quindi potete contattarlo, è una persona gradevolissima, quindi sono sicuro che saprò consigliarvi. È tutto per oggi, noi ci vediamo presto con altri video, iscrivetevi al canale, fate like e scrivetemi qua nei commenti cosa pensate di Tube Screamers, quali avete, insomma, parliamone un pochino.